Prova a usare questi. Perché? Io ci vedo benissimo. Provali, ho detto. Ma... che cosa avranno di speciale? Ti inviterei a salire, ma sono certa che non lo faresti. Sono tornata. Ciao, Toko. Vedo che ti sei messa a fare un po' di pulizie. Sei davvero gentile. Ah, grazie. Sei un amante dell'ordine, vero? Sì, in effetti è così. Mi piace molto pulire. Quando vivevo in convento lo facevo tutti i giorni. Che bello. Eh? Molto suggestivo. Davvero, lo trovo commovente.
Ci vedo tantissimo sentimento. Anch'io. È che mi emoziona lo spettacolo al quale assisto tutte le mattine. È la prova dell'esistenza di Dio. La penso proprio come te. Quindi anche tu credi in Dio? Certo. Sono stata educata in un convento. Sono una fervida credente. Dio ha creato questo mondo meraviglioso, il migliore dei mondi possibili. E noi dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per conservarlo così. Io mi chiamo Sayako. Io mi chiamo Robin. Robin. È un bellissimo nome. Robin? Sì? Senti, c'è un messaggio per te da parte di Amon. Ha lasciato detto che dovresti studiare attentamente questo file. Di cosa si tratta? Questo è un caso archiviato. C'è tutto il resoconto di un incidente avvenuto qualche mese fa. Ci sono buone probabilità che il responsabile sia una persona dotata di poteri magici. Potrebbe esserti utile consultare i risultati delle indagini di allora. Amon dov'è adesso? È uscito, assieme a Sakaki. Con Sakaki? Già, proprio così. Gli ha chiesto di accompagnarlo. Ehi, ma come sarebbe? Non ci aveva detto che avrebbe fatto coppia con Robin? Sì, può darsi. Ma tu non avevi detto che avevi del lavoro urgente da sbrigare? Che cosa vorrebbe insinuare? Che perdo tempo? Io sto lavorando. E come se sto lavorando? E allora che cosa sono tutte quelle riviste sul tavolo? Magari a lei sembreranno delle semplici riviste di moda, ma in realtà si tratta di un materiale scottante che sto studiando per un'indagine complicatissima. Non ci crede, eh? Brutto affare, eh? Che sia uno stregone o un delinquente comune, poco importa. La cosa terribile è che qualcuno possa commettere simili delitti. Eccolo qua. Il caso degli omicidi seriali al parco dello Yotsudaike. Le vittime sono tre, ma apparentemente non c'è alcun elemento che possa collegarle tra loro. Soltanto le cause della morte sono identiche. Emorragia provocata da profonde ferite. Avevano lacerazioni su tutto il corpo. Non si è mai trovata l'arma, però. Le modalità con le quali sono stati compiuti gli omicidi hanno ancora molti punti oscuri. C'è un bellissimo sentiero che attraversa il parco. Vado lì a pregare ogni mattina. Davvero? Non sapevo fossero accadute cose tanto orribili. E invece sì, purtroppo. Circa 4 mesi fa. Pochi giorni prima che tu arrivassi qui da noi. Probabilmente l'assassino è ancora in giro. Lo stregone o il maniaco. Io dico che dovremmo fare delle indagini sul posto. Forse scopriremo qualcosa. Beh, è ora di pranzo e io ho una gran fame. Ti va di mangiare con me? Grazie. Tu riesci a leggere? Eh? Dico quello che sto pensando. Come? Tu leggi quello che sento.
nel profondo del mio cuore. C'è Amon. Pensi al tuo partner e al fatto che ti ha abbandonata. Ti senti tradita, Robin. Ma è incredibile. Ci riesci davvero? Riesci a leggere nel cuore degli altri? Guarda che non ho usato nessun potere. Basta solo guardarti in faccia per capire tutto. Io riesco a leggere solamente le tue sensazioni più forti, i pensieri più intensi. Per te è diverso, tu potresti andare molto più a fondo. Ho poteri di classe S. No, forse è quello che ti hanno detto alla casa madre, ma tu vali molto di più. Mi spiace, non credo che sia così. Dipende soltanto da te. Se tu riuscissi a utilizzare con più precisione i tuoi poteri, arriveresti molto oltre la classe S. Perché non provi a usare quegli occhiali? Ci proverò. Grazie, Robin. Se il capo ci vedesse in questo momento, sarebbero guai seri. Dopo ti va di fermarti un po' da me? Cosa? Abito vicino. Mi andrebbe di parlare ancora un po'. No, mi dispiace, meglio di no. Abbiamo già perso fin troppo tempo. Ti prego, soltanto per pochi minuti. E va bene, d'accordo. Questo parco è meraviglioso. Ti mette il cuore in pace, è così rilassante. Sembra quasi impossibile che sia stato il teatro di omicidi tanto crudeli. Se ne parlò molto e adesso è tutto dimenticato. Chi è? Ecco, è una ragazza che ho incontrato ieri. Beh, non abbiamo trovato un accidente, però in compenso le gambe a pezzi. Se cerchi Robin è uscita. È andata assieme a Karasuma a fare qualche ricerca al parco dello Yotsudaike. Si danno un gran bel da fare quelle due ragazze. Amon? Basta, è tutto inutile. Beh, dovevo immaginarlo. Questo posto è stato setacciato da cima a fondo. Cosa ne pensi? Secondo te è stato un maniaco oppure è stata una strega? Io dico che l'assassino era dotato di poteri magici.
Le ferite delle tre vittime risalgono a prima del decesso. Questo significa che l'assassino si è accanito su di loro mentre erano ancora vivi. Eppure non risulta che nessuno dei tre sia stato legato o narcotizzato. E non risulta nemmeno che le vittime abbiano tentato di difendersi. Certo, forse sono stati colti di sorpresa, ma sono quasi certa che non ci troviamo di fronte a normali omicidi. Qui c'è di mezzo la magia. Va bene, già che siamo qui, finiamo il nostro giro. Aspetta, Karasuma. Avverto qualcosa di strano in questo posto. D'accordo. Resta qui. Io darò un'occhiata da quella parte. Non può essere. È stata lei. Dove sei, Robin? Smettila! Mettiti al riparo, Karasuma! Non dovete sporcare il mio mondo meraviglioso! Non dovete! Siamo nei guai, l'orubo non è in grado di bloccare il suo potere! Thank you.
Nell'archivio dell'STNJ non c'è nulla riguardo ai suoi genitori. Vuol dire che non avevano poteri. Ci sono persone che hanno nei propri geni la capacità di sviluppare poteri magici. Certo che nessuno poteva immaginarlo. Una ragazzina dall'aspetto così fragile, appassionata di pittura. Si liberava di tutti quelli che turbavano il suo mondo. Anche noi cacciatori ci liberiamo delle streghe proprio perché turbano il nostro mondo. In fondo non siamo tanto diversi da lei. Sono passati 320 anni da quando la congrega è sprofondata nelle tenebre. Un paesaggio perduto, profumo di memorie, un cuore oppresso. Un'anima perduta si aggira per la città alla caccia del passato, l'odore di uno spirito errante.